La pietà della madre. Forse come titolo della puntata era meglio. Puntata dove succedono un puttanaio di cose. E anche troppe, forse. Ciao ragazzi, io sono Emanuele e questo è sempre Through the Looking Glass. Allora, anche questa quinta stagione di Games of Thrones si è conclusa e non si può certo dire che in questa puntata finale non succeda niente, eh? E grazie al cazzo, direte voi, è il finale di stagione. Però, accidenti, tutti i filoni narrativi hanno una svolta o comunque un colpo di scena. E forse così è un po' troppo, però, cazzo. Non so voi, ma io per ricordarmeli tutti ho dovuto rivedere la puntata. Da dove cominciamo? Da Stannis? Va bene, dai. Metà dei suoi uomini disertano. Ah, Melisandre, cigò! Dov'è il tuo dio ora, Melisandre, eh? Dov'è? Sì, però così, cazzo, niente battaglia. La gestione del personaggio di Stannis in queste ultime puntate, continue scelte sbagliate e ciò nonostante, avanti tutta, verso morte certa. In una battaglia che ce l'hanno menata su questa battaglia tutta la stagione e poi praticamente non la vediamo. Eh no, cari autori, così non si fa. Così è veramente un colpo basso. E così la scalata di Stannis verso il trono di spade sembra interrompersi, anche a causa dell'arrivo di Brienne. Che ha così l'occasione di vendicare Renly Baratheon. Tuttavia, curiosa quanto strana scelta, registica, perché la morte di Stannis non è che ci viene mostrata. Secondo me, aspetteranno le reazioni del pubblico per decidere se farlo effettivamente morire oppure no. Comunque, direi che questo è un primo colpo di scena. Brienne, che poco prima se ne va dalla sua postazione con lo sguardo fisso sulla vecchia torre, indovinate un po', proprio mentre Sansa sale per accendere la candela. Ma naturalmente Brienne è stata tutta la stagione ferma lì a fissare quella minchia di torre e poi a un certo punto, pam, se ne va e nello stesso momento in cui si gira s'accende la candela. Tempismo perfetto. Come tempistica anche Miranda che, arco alla mano, ferma Sansa con il suo cagnolino Rick lì vicino. E in questa scena ero lì che urlavo: ma dai cazzo, Tio, svegliati, fai qualcosa, su! Risvegliati da questo torpore, maledizione! E accidenti, non solo interviene, ma spinge Miranda che... direi che è morta. Spettacolo, ve li ci godo. Mi stava veramente sulle palle quel personaggio, non so voi. E direi secondo colpo di scena. E subito dopo cosa fanno Rick e Sansa? Si lanciano da 20 metri. Credo che siano alte così quelle mura. Pensano di sopravvivere? Cavolo, ce ne vorrebbe di neve lì sotto per attutire una caduta del genere, eh? Però dubito fortemente che moriranno. Comunque, terzo colpo di scena, direi. Ci spostiamo poi a Braavos, dove Arya finalmente entra in azione. Mi era subito venuto in mente che potesse essere quella ragazzina col volto coperto. E direi proprio quarto colpo di scena. L'uccisione di Merry Trent è tanto bella quanto macabra. Forse una delle più violente che abbia mai visto nel Trono di Spade. Grande Arya, dite quello che volete, ma secondo me questo personaggio, per quello che sta diventando, rimane uno dei miei preferiti in assoluto. Tuttavia mi sbagliavo quando dicevo che potesse essere effettivamente Merry Trent il suo vero obiettivo. E invece non doveva prendersi quella vita sfruttando una delle innumerevoli facce del tempio. Le facce sono per nessuno, mentre lei è ancora qualcuno. E per qualcuno, aggiunge Jack Nagar, nel frattempo comparso dal nulla, le facce per qualcuno sono veleno. E bam, Arya diventa cieca. Direi quinto colpo di scena questo. E sti cazzi. Mentre Jack Nagar si suicida. No, aspetta, quello non era Jack Nagar. Jack Nagar era dietro, era la tipa che stava dietro Arya. Non ci sto capendo più un cazzo, qui. Comunque questa storyline rimane una delle mie preferite, anzi non vedo l'ora di vedere quale sarà il destino di Arya. E dal suo volto agghiacciante che sta perdendo la vista, passiamo a Dorne. Eh sì, la vicenda di Dorne secondo me è stata tirata veramente troppo per le lunghe, poteva avere un minutaggio decisamente inferiore. Con le figlie delle serpi che più che mostrare il loro valore in battaglia, hanno dimostrato quanto siano zoccole, con un Ser Bronn che se ne va via leggermente arrapato. E tra l'altro è l'Arya che saluta Myrcella con quel bacio sulla bocca, mi ha subito insospettito. Almeno acquista un senso la scena del veleno con Ser Bronn in galera che avevamo visto qualche puntata fa. E comunque vedere Jaime fare discorsi da padre a sua figlia, non so, mi ha fatto un po' strano, visto come ero abituato a considerare lo sterminatore di re. Comunque direi
Sesto colpo di scena questo. Poi con una bellissima carrellata assistiamo al dialogo tra Tyrion, Jorah e Dario. Dario che umilia il povero Tyrion, che tuttavia ha uno dei doni più importanti, l'alcolismo, che gli ha permesso di sopravvivere fino ad oggi attraverso mille problemi. E credo che più che governare con la confidente della regina e con Verme Grigio, come dice Dario, l'uomo senza palle piuttosto che ha mai conosciuto, e tra l'altro piccola parentesi, ultimamente gli Immacolati hanno un po' perso quel fascino da esercito invincibile che avevano, Tyrion potrebbe inaugurare un nuovo governo con Lord Varys, il cui arrivo a Meereen è di un tempismo fin troppo perfetto secondo me. Peccato comunque che il suo personaggio abbia avuto un minutaggio così basso in questa stagione. E in tutto questo Daenerys dov'è finita? È alle prese con Drogon, che dopo averla salvata fa i capricci. E non solo, la lascia andare via verso niente po' di meno che i Dothraki. Ci mancavano solo loro, non era successo ancora niente in questa puntata. Comunque direi settimo colpo di scena. Madonna quante cose, non mi ricordo già più niente. E in questo calderone di eventi potevano mancare le vicende di approdo del re? Ma naturalmente no. Cersei alla fine confessa, ma quanta sincerità c'è nelle sue parole? Secondo me ben poca. È alto passero che non si fa fregare. Cara mia, hai confessato un solo peccato, gli altri li neghi, per cui serve un processo. Mica scemo, sto qua. Gran personaggio, molto azzeccato secondo me. E quando poi vengono tagliati i capelli a Cersei, mi è venuta in mente una scena di Band of Brothers, quando venivano tagliati i capelli alle donne olandesi che avevano commesso il peccato di giacere con gli invasori tedeschi. Comunque, così arriviamo alla Walk of Shame di Cersei. Scena davvero lunga, sono 5 minuti buoni di camminata. Sono tanti, Forse troppi? Ma non credo, forse dopo tutte le cose fatte Cersei si meritava un'umiliazione del genere. Di sicuro una standing ovation all'attrice. Game of Thrones, se vacilla ogni tanto nel raccontare la sua storia, non vacilla mai dal punto di vista delle interpretazioni dei suoi attori, E comunque, ottavo colpo di scena. E anche nono, se volessimo aggiungere il nuovo membro della Guardia Reale. E chi minchia è questo armadio a sette ante? Ah già, Gregor Clegane. Che prende in braccio Cersei, che ha una faccia tipo: adesso appena mi riprendo faccio una strage che nemmeno ve la immaginate. Pezzi di merda! E ragazzi, per ultime mi sono tenuto le vicende della barriera, dove Sam decide di andarsene e Jon rimane completamente solo. Vabbè, ma tanto non ha importanza perché Jon rimane ucciso da un complotto di Ser Alistair. No, non ci credo, non può essere. No, dai, non è vero, non è possibile. Io non so se l'arrivo di Melisandre magari potrà salvarlo, però veramente se Jon Snow è morto... Ma no, dai! Doveva guidare gli uomini contro i White Walkers, non potete uccidermelo così adesso! Qualcuno ha fatto notare che i suoi occhi cambierebbero colore nel primo piano finale, e tra l'altro cambia anche la musica. Che stia avendo qualche esperienza mistica che poi lo farà resuscitare attraverso quella puttana di Melisandre? L'unica cosa certa è che dobbiamo aspettare il 2016 per avere una risposta, Dio mio. E vabbè, ragazzi, si chiude così una quinta stagione di Game of Thrones, un po' così, altalenante. Dai vostri commenti ho capito che molti ne sono rimasti delusi. Per me, pollice in su alla vicenda di Arya, agli scontri ad approdo del re tra Lannister, Tyrell ed Alto Passero, e super pollicione in su, naturalmente, per la puntata 8 con i White Walkers. Unico motivo per il quale seguirò questa serie, anche se arriverà dei punti che mi farà completamente cagare. Così le vicende di Daenerys. Non so quando effettivamente si deciderà a muovere verso Occidente, verso quel Belin di Trono di Spade. I nemici di questa stagione poi, figli dell'arpia, Così anche le altre vicende al nord di Stannis e Sansa. Bocciate invece le vicende di Dorne, come avrete ben capito. E a voi come è sembrata questa quinta stagione? Se volete fatemelo sapere qui nei commenti. Ragazzi, come al solito io vi ringrazio della visione, vi ringrazio di tutte le iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate. E vi do appuntamento al prossimo video e alla prossima serie che seguiremo insieme. Quale sarà? Esatto. Ciao a tutti. Questa storyline rimane una delle mie preferite, naturalmente non vedo l'ora di vedere vaffanculo. E alle prese con Drogon, che dopo averla salvata fa i capri... Oh, bene, allora, piaciuta questa puntata? Se vuoi fammi sapere cosa ne pensi qui nei commenti. Qui trovi le recensioni degli ultimi episodi, insieme ai pulsanti per iscriverti al canale, vedere tutti i miei video e le playlist. Dai, su, iscriviti al canale, basta poco, clic clic lì su iscriviti, dai.
Ma che voce ho? Ma porca troia, me ne... In fondo invece trovi i miei contatti Facebook e Twitter. Allora, io ti ringrazio ancora una volta della visione, ti do appuntamento alla prossima puntata e alla prossima recensione, sempre qui su Through the Looking Glass. Ciao! Riuscirò prima o poi a trovare un saluto decente da fare, eh? No, cazzo, qua ci sono i video, maledizione, di qua.